Eccoci qua, belli siete ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nece nella casa del pane Balloon. Oggi giovedì 25 maggio, il giorno dopo l'assegnazione della Coppa Italia, vinta dall'Inter per 2-1 la finale sulla Fiorentina, perciò si aggiudica il secondo trofeo stagionale. E ragazzi, alla faccia che doveva essere un'annata fallimentare, via Inzaghi, è incapace, sbaglia i cambi, sbaglia... Ragazzi, quattro sono le competizioni dove si partecipa. Coppa Italia, anzi tre, Coppa Italia, Scuda, campionato e Coppa Europea, in questo caso la Champions League. E poi evidentemente c'aveva la Supercoppa Italiana da giocare perché l'anno prima aveva vinto la Coppa Italia, quella non è che tutti la giocano, la giocano se l'anno prima la vince, l'anno prima c'era Inzaghi. E l'ha vinta la Coppa Italia, perciò ha partecipato alla Supercoppa Italiana e l'ha portata a casa. Ha vinto la Coppa Italia, portata a casa. In campionato è in zona Champions League, ma dietro a questo Napoli ci sta chiunque. Io ricordo a tutti che se l'Inter avesse avuto gli stessi punti dell'anno scorso, in questo momento di campionato, sarebbe stata dietro al Napoli comunque. Già campionato finito perché Napoli ha fatto più degli altri. Se avesse avuto gli stessi punti del Milan dell'anno scorso, in questo momento di campionato, che ha vinto lo scudetto, il Milan, sarebbe stata dietro comunque. Perciò, dietro a questo Napoli sta dietro chiunque. Perciò, campionato accantonato, che ci può stare, due competizioni già portate a casa e c'è da giocarsi la finale di Champions League. Alla faccia! Alla faccia dell'annata fallimentare, fino a un mese e mezzo fa volevano linciarlo vivo. Mamma mia, ragazzi, qua attenzione perché secondo me, innanzitutto deve crederci, secondo me ce la può anche fare. Ce la può anche fare l'Inter. Adesso ne parliamo insieme perché, insomma, tanta roba, tanta roba, tanta roba, come si suol dire. Dai, dai, prima di iniziare, prima di snocciolare tutto questo mio sapere. Si fa per dire. Vi invito subito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, fatelo, è gratuito, non costa nulla. Attivate la campanella se vi va, così non vi perdete ogni mio contenuto. Mettete un bel like, che è gratuito anche quello. E se vi va, nei commenti fatemi sapere la vostra, anche quello è gratuito. Soprattutto, ragazzi, e anche quello è gratuito, scaricate l'app di OneFootball. Se amate il calcio tanto quanto lo amo io, non potete non avere quest'app sul vostro smartphone. È un'app completa, totale, gratuita, che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi. Highlights di Serie A, di Serie B, calcio in streaming, tutto sul calciomercato. Potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore. Statistiche, indiscrezioni, pronostici, formazioni, tutto in tempo reale. Ragazzi, correte sotto il link in descrizione a scaricarla, non ve lo dico più, perché è bella, eh? L'app di OneFootball. Dai ragazzi, allora adesso torniamo a noi. Torniamo a noi. La partita di ieri è stata una bella partita, piacevole, devo essere sincero, da spettatore esterno è stata una partita molto bella, giocata bene da ambo le parti, non ci sono stati episodi eclatanti, brutti da dover recriminare. Sì, è vero, la Fiorentina secondo me meritava il pareggio e meritava quantomeno ad andare ai supplementari per il gioco espresso, però poi alla fine bisogna buttare la palla dentro. L'Inter ha un attaccante che veramente in questo momento è un qualcosa di impressionante, e alla Fiorentina gli è mancato appunto l'attaccante che mettesse la palla dentro. Ecco, sostanzialmente io l'ho letta un po' così. Ha giocato molto bene la Fiorentina, meritava il pareggio, però insomma alla fine la partita è finita 2-1 senza cose eclatanti, perciò ci sta tutto nel calcio. E bene, bene, si portano a casa un altro trofeo, ma quello che dico io, a parte il fatto, ragazzi, che Lautaro è un qualcosa di impressionante, ma quello che dico io è che l'Inter, per come era arrivata fino anche solo un mese e mezzo fa, dove si diceva stagione fallimentare, solo la Supercoppa Italiana, Inzaghi non sa più cosa fare, sbaglia i cambi, Gagliardini, Lukaku, cioè se ne diceva, però effettivamente venivano meno i risultati e si diceva questo, però io ricordo che il campionato italiano quest'anno è finito a novembre. Per l'Inter è finito già a settembre, perché già a fine settembre aveva perso 3-4 volte, perciò. Per tutte le altre è finito a novembre. Davanti a questo Napoli non c'era poco da fare, no? Perciò campionato accantonato, rimanevano altre tre competizioni per l'Inter. Ragazzi, ne ha portate a casa già due. Ed è in finale della terza, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Cioè, l'Inter, salvo
cose assurde, ma non penso che succedano, è comunque qualificata alla prossima Champions League. Non è ancora aritmeticamente qualificata, perciò gli manca un punto. Perciò sostanzialmente diciamo, possiamo dirlo che è qualificata alla prossima Champions League. Perciò quello è già un obiettivo raggiunto, perché sappiamo quanto vale. Ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa italiana, stradominando soprattutto contro i rivali cittadini. Ha eliminato i rivali cittadini in semifinale Champions League e si è conquistata la finale. Ragazzi, io non so se una stagione del genere si possa ripetere ancora. E parlare di stagione fallimentare è un qualcosa di imbarazzante. Veramente imbarazzante. E io dico che l'Inter veramente ci può stupire. L'Inter veramente può andare a vincere questa Coppa Campioni qua, perché questa Champions League, va. Parlo un po' all'antica io, perché è vero che davanti ha una squadra pazzesca, è vero che davanti dovrà incontrare una squadra che veramente è impressionante dalla forza fisica, tecnica, è incredibile. Però dalla sua l'Inter ha la storia, è vero che la storia non va in campo, in qualche caso sì, però è vero che la storia magari non va in campo. E dalla sua c'ha che non è una squadra che poi. Perché ragazzi, io adesso. A parte le battute viste ieri, ma no, io spero siano state delle battute quelle a Pressing Champions League, perché sennò veramente non si possono sentire certe cose. Io ho sentito Çalhanoğlu meglio di Modric e De Bruyne. Adesso, con tutto il bene e l'amore che io voglio a Çalhanoğlu. Perché comunque gli ho voluto bene quando era al Milan, adesso magari un po' meno negli ultimi 2 anni, però riconosco e ammetto che effettivamente da quando è passato all'Inter ha avuto un salto di qualità superiore. Nel Milan faceva ogni tanto delle buone prestazioni, alternate a prestazioni meno buone, con l'Inter ha avuto più continuità ed effettivamente è cresciuto. Questo non glielo tolgo perché veramente è sotto gli occhi di tutti. Un conto è Çalhanoğlu, però, e un conto è De Bruyne e Modric, ragazzi. Adesso. Fare gli italiani, tifare l'Inter perché insomma si vuol portare a casa la Coppa, ci sta tutto, però secondo me dire a Çalhanoğlu che è meglio di De Bruyne e Modric è un po' come prenderlo per il culo, ecco. L'hanno un po' preso in giro, lui c'è un po' cascato, insomma. Volevo vedere le facce dei giocatori in studio a Pressing mentre lo dicevano, perché inquadravano solo Çalhanoğlu e si sentivano solo le voci. Secondo me le facce non rispecchiavano quello che stavano dicendo. Vabbè, adesso, questa è una battuta mia. Detto questo, l'Inter se la può giocare, se la può giocare, perché comunque il centrocampo dell'Inter, al di là dei giocatori presi singolarmente, adesso io ho fatto una battuta prima. Evidentemente sono più forti quelli del Manchester City, però poi il calcio è un gioco di squadra, no? E il centrocampo dell'Inter, ragazzi, in questo momento fa veramente paura. Fa veramente paura, perché se calcoli che il centrocampo dell'Inter è formato da Çalhanoğlu, Brozovic, Barella, eventualmente Mkhitaryan, sono, ragazzi, è un centrocampo di tutto rispetto, ha una bella forza. L'attacco ha quei due, scusate, Lautaro Martinez su tutti, che è impressionante. E poi può alternare Dzeko o Lukaku. Ma scusate, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? O Dzeko o Lukaku, due signor giocatori, due giocatori di tutto rispetto. Ecco, forse un po' la difesa, un po' così e così, però aiutata da un centrocampo del genere, io dico che l'Inter se la può giocare, se la può giocare alla grande. Certo, non deve fare l'errore di arroccarsi dietro troppo, perché insomma poi rimanere lì, fare le ripartenze, però quando hai tanto spazio davanti, perché se ti chiudi troppo dietro negli ultimi 20 metri, poi sono 80 metri fino ad arrivare all'altra porta, diventa difficile ripartire così tanto velocemente. Perciò secondo me deve studiarla un po' meglio, però per me ce la può fare, ci deve soprattutto credere, ci deve credere perché è alla portata, è alla portata. Ragazzi, io non credo, non credo. Poi tutte queste, i bookmaker che danno 80% Manchester City, 20 l'Inter addirittura vincente, cioè io me la vado a giocare, cioè io ho sentito Inter vincente è quotata a 8 nei 90 minuti, a 8, una finalista di Champions League. Ma scusate ragazzi, adesso al di là della superiorità, va bene che i bookmaker poi sono inglesi e vabbè, tirano l'acqua al loro mulino, non si può dare a 8 l'Inter in Champions League, bisogna andare a giocare subito. Scusate ragazzi, non si può dare a 8.
Bisogna giocarla subito. Se è a 8 l'Inter e a 2,40 il Manchester City, bisogna giocarle tutte e due le quote. O vai alla pari o vinci. Ma a me mi sembra esagerato dare a 8 l'Inter. Perché, insomma, ragazzi, è sempre una squadra che è arrivata in finale di Champions League. Boh, io penso che l'Inter possa fare veramente una bella prestazione. Lo spero per loro, perché sinceramente io non sono di quelli che gufa. Sicuramente non andrò in giro col bandierone, non sarò felicissimo, però, insomma, alla fine torna a casa una coppa, torna in Italia una coppa, ci può anche stare. Sinceramente non sono uno che si strappa i capelli, anche perché io ce li ho e insomma preferisco tenermeli. C'è qualcun altro che... No, adesso, a parte gli scherzi, ragazzi, l'Inter sta facendo una grande stagione. Sta facendo una grande stagione e mi spiace che il Milan si sia perso nell'ultimo periodo, abbia perso l'opportunità di poter, perché comunque quest'anno il Milan lottava su tutti i fronti. Ma è venuto la differenza tra Milan e Inter è venuto a mancare, è venuto, c'è stata negli scontri diretti, no? Tu perdi la Supercoppa italiana, da vincere a perdere è un trofeo in più, è una partita, e da lì può svoltare. Poi vabbè, il Milan esce malamente in Coppa Italia, mentre l'Inter, la Coppa Italia, soprattutto Inzaghi, è una coppa che ci tiene, perché non so quante ne ha vinte nella sua carriera. In semifinale, in Champions League si sono incontrate, e in semifinale è passata l'Inter. In campionato più o meno sono lì, 2 punti di differenza. Cioè, voglio dire, hanno fatto, diciamo, male tutte e due per quanto riguarda i punti, perché oggi Milan e Inter sarebbero dovute essere almeno già sicure di essere in Champions League l'anno prossimo. Ecco. Dico io, almeno 75-78 punti. Poi male perché hai perso il campionato, ma come ho detto prima, secondo me è un campionato impossibile da vincere davanti a questo Napoli. Perciò mi spiace, il Milan aveva la possibilità di poter portare a casa un trofeo, e invece niente, si è lasciato perdere, si è fatto scappare tutto, e soprattutto oggi ancora non ha la certezza della Champions League, perciò se la deve giocare fino all'ultima partita, e non sarà semplice, ricordando la partita prossima che sarà a Torino con la Juve e poi in casa col Verona. Sappiamo che le ultime giornate contro il Verona non sono state favorevoli al Milan in passato. Dai, ragazzi! Vi auguro una buona giornata. Oggi magari faccio una livettina, vediamo se riesco a organizzarmi. Se non oggi, domani, che magari festeggiamo i 12.000 iscritti al canale. Vi abbraccio di cuore a tutti quanti, mi raccomando, belli siete, un bel like al video, come dico sempre io. Bye bye!